piace? È bellissimo. Allora, va bene? Grazie. Senti! Volevo presentarvi il nostro nuovo direttore creativo. Buongiorno. Sei della bilancia, vero? Per me l'astrologia è una cretinata. Cioè, tu davvero esci solo con persone astrologicamente compatibili? E funziona? Non mi lamento. Sono 2 anni che ti nascondi dietro questa amicizia. È arrivato il momento di spiccare il volo. Sappiamo di che segno è? Davide mi ha raccontato di ieri sera. Quello che il dottor Bodrato vuole dirle è che ha molto apprezzato l'idea che mi ha raccontato ieri sera. Io? Tipo uno show sull'astrologia. Questa è la tua carta astrale. Mi stai prendendo in giro? Perché? La mia casa dell'amore è praticamente un enorme buco nero e ci lamentiamo che non trovo un fidanzato? Ti rendi conto che stavo per dirglielo? E poi? E poi gli ho vomitato addosso. In bocca al lupo. A te. Magari questa può essere la mia occasione per essere felice, no? Se la gente sapesse dietro tutte le scene romantiche quante complicazioni ci sono. Secondo me non lo vorrebbe sapere. Solo una curiosità. Di che segno mi hai detto che sei? Non te l'ho mai detto. Ed eccoci qua, buonasera. Io avrò visto il trailer di questa serie 1000 volte, ma mi diverte sempre. Allora, è un evento specialissimo. Innanzitutto salutiamo chi è all'ascolto, anzi che è davanti al cellulare o insomma o al PC o anche alla televisione, perché sapete che insomma StreamYard come YouTube, come Facebook, io li guardo in TV, quindi quando mi devo vedere qualcosa che mi piace. Ed è un evento specialissimo perché io sono onorato di avere qui stasera, insomma, la crema di guida astrologica per cuori infranti, perché ho qui la scrittrice di un libro che io adoro, che si chiama Silvia Zucca, che ho già intervistato a novembre, ho la creatrice e co-regista della serie, ho uno degli attori più importanti della serie e che ha fatto un personaggio che io ho amato moltissimo, e tra un po' dovrebbe arrivare anche una delle musiciste che ha un brano nella colonna sonora, che è la mia amica Elasi. Allora io ve le presento, vi faccio entrare uno per uno. Eccoci qua, ciao Silvia. Noi siamo in due. Voi siete in due. Beh, ma ci sta, eh? Cioè, i gatti non possono mancare a queste cose. Sì, lui come sente che c'è una diretta, una live, è subito presente. Ah, c'è proprio... Sì, appassionato. Lego felino, abbiamo capito. È un leone. Grazie dell'invito. Sì, però se n'è andato, già fatto no, sua... guarda, è qua dietro, aspetta. Ah, è rimasto immobile, tipo gatto egizio, incredibile. Si chiama Byron. Vabbè, però scusami, gli hai già dato un nome che è nome nomen. Sì, sì. È ribattezzato Rompi Byron ultimamente. Silvia, dopo chiacchieriamo, insomma, facciamo entrare anche Bindu De Stoppani. Ciao Bindu! Ciao, buonasera Francesco, ciao adorata Silvia! Ciao, Bindu, dopo ci racconti come, perché è come sempre apparentemente casuale come tu poi sei approdata a diventare la
creatrice. Racconti la nostra storia d'amore. La nostra storia d'amore. La nostra storia d'amore è iniziata in un autogrill. Esatto. Inizia così. Inizia la prima scena di questa romantic comedy tra Silvia Zucca e Bindi De Stoppani. Sì. Sì, poi ci raccontate. Adesso tra un po' facciamo anche, mandiamo anche i commenti di saluto, eccetera, e facciamo entrare Lorenzo Adorni, che è il meraviglioso Tio. Ciao Lorenzo. Buonasera a tutti. Ciao Francesco. Ciao, grazie per l'invito. Ciao Bindu. Ciao Silvia. Ciao Tio. Ciao. C'era una mia amica che non conosceva il libro e la serie, si è innamorata, e all'inizio capiva che tu ti chiamassi Dio. Più o meno. per il tipo di ruolo c'era misunderstanding. Sì. Allora adesso mandiamo un po' di messaggi, sono molte amiche. Ecco, ma secondo voi è chiaro che è una, c'è molta femminilità, c'è molto femminile anche come c'è molto, molto in questa storia, no? Ma è una storia dove è finito il maschile? Com'è il maschile in guida astrologica? Cioè, ma in realtà parlo per il maschile, no? Difendo il maschile nella nostra serie, perché in realtà ci sono dei maschi favolosi, strepitosi, bellissimi, divertenti, originali, e sono molto fiera del mio cast maschile, perché sono anche tutti uomini molto molto diversi. Però Lorenzo, do la parola a te. Ma sì. Che dire, no, nel senso, sicuramente il fatto che ci sia come protagonista la nostra Alice, che è interpretata da Claudia Guzmano, e che tutto ruoti all'interno del suo mondo, sicuramente colora di femminilità, no, la nostra storia. Però devo dire che il maschile che fine ha fatto? Il maschile ha fatto la fine che merita. No, scherzo, no, si è messo al servizio di una storia che poi in realtà non ha, come dire, è il punto di vista di una persona, quindi è giusto che venga rispettato. Questa persona, diciamo che non ha avuto delle esperienze maschili troppo, troppo felici, come la maggior parte delle nostre amiche, c'è un maschile anche che aiuta, c'è un maschile che cambia, c'è un maschile che cambia visione, c'è un maschile che è poco maschio, nel senso più obsoleto del termine ormai, no? Cioè ci sono, come diceva anche Bindu, c'è un maschile, viene portato un maschile con un altro tipo di sensibilità, e penso anche con una modernità un po' diversa rispetto a quelle che sono state le romantic comedy fino a qualche decina d'anni fa, no? E senza escludere il fatto che come Lorenzo ho interpretato un personaggio gender fluid, quindi un altro tipo di maschile ancora, dove addirittura not binary, no? Come si dice, neanche interpretabile sul concetto di maschio e femmina. Quindi direi che c'è una nuova idea di maschile, come c'è una nuova idea di femminile. Ecco, quindi forse questa è la cosa principale. È un bel maschile sano, poi alla fine. Secondo me, alla fine cioè, è vero che la protagonista è femminile, per cui è tutto lo show, come anche il libro, gira intorno ad Alice ed è sua la visione del punto di vista. Però in realtà c'è una grande indagine sul maschile, perché lei è proprio, si pone questo interrogativo, per cui è sempre il suo punto di vista nella ricerca poi dell'uomo giusto e dell'amore, ma quindi è un'indagine a tutto campo di tipologie, di mentalità, di differenze anche tra il maschile e il femminile, di modi di pensare, insomma di modi di agire. Quindi in questo in realtà c'è tanto femminile, perché comunque c'è anche diciamo, ci sono tanti anche altri personaggi femminili con diversi tipi di femminilità, diversi modi di vivere la femminilità, ma c'è anche tanto appunto la relazione, quindi anche il fatto dell'uomo, insomma, delle tipologie maschili. Assolutamente. Dice che il maschile che rappresenta Lorenzo è straordinario e originale. Wow. Grazie Francesca. Grazie. Giuro che non ho pagato nessuno. No, beh. Sì, ma ti crediamo Lorenzo. In realtà poi la mia richiesta, la mia domanda era un po' provocatoria, perché c'è
c'è un po' un luogo comune, no? Per cui questo è un luogo comune anche sui libri. Mi ricordo, Silvia, quando noi ci siamo conosciuti, quando hai presentato il libro, perché era appena ci siamo conosciuti da Raul, no? Da Raul Montanari. Sì. Che parlavi proprio di questo fatto della letteratura al femminile, che per certi versi anche un luogo comune. Io ci ho trovato un libro e poi una serie sulle relazioni, quindi non sta scritto da nessuna parte che insomma gli uomini non possano guardarci, cioè, non è che il diario di Bridget Jones non piaccia, non debba piacere a un uomo, è un'assurdità, no? No, assolutamente, io penso sia godibilissimo, ma come tanta letteratura scritta da donne, che non è per forza letteratura femminile, potrebbe, dovrebbe essere letta anche da uomini. Spesso le scrittrici donne, diciamo che pagano un po' uno scotto, ma come anche in realtà le donne un po' a tutto campo, perché credo che anche nel cinema e nella televisione, quando si parla appunto di romantic comedy, questo è un discorso che facevamo con Bindu ieri forse al telefono, c'è sempre un po' di diminuzione, no? Un po' viene sempre preso un po' meno sul serio, e la stessa cosa anche quando si scrive i libri, cioè il libro romantico è diciamo meno pregevole di un'altra tipologia, magari sempre comunque di genere, nello spettro della non letteratura, alta letteratura, diciamo, ma comunque nella letteratura di genere c'è una disparità, perché l'ha scritto una donna, l'ha scritto un uomo, è per un pubblico femminile o più femminile, piuttosto che per un pubblico, diciamo, misto, maschile. Certo, ma poi in realtà è la leggerezza che è la cosa che conta, no? La leggerezza è una qualità quasi calviniana, no? Cioè, voglio dire, essere leggeri ed essere profondi al tempo stesso. Sì, che non vuol dire che ci sia una leggerezza di scrittura, perché sinceramente questo è un'altra cosa di cui parlavamo con Bindu. Non è detto che quando si scrive o comico o comunque una commedia sia facile. Anzi, mantenere i toni leggeri, dicendo anche qualcosa di più, o comunque inventandosi situazioni e anche sostenendo un ritmo come quello che può avere Guida Astrologica anche nella serie, ma anche nel libro, non è scontato e non è facilissimo, perché comunque è tutto abbastanza calibrato. Almeno io mi ricordo quando lo scrivevo, rileggevo molto spesso, anzi sempre, le cose a voce alta, e le controllavo anche con una mia cara amica, che era la mia Paola, diciamo, di riferimento, e se non funzionavano si tagliava, comunque era proprio quasi le recitavamo, ecco. Funziona come? Allora, vi mando un paio di commenti, perché sono... Grandissimi, buonasera a tutti, serie molto bella, leggera e divertente, nello stesso tempo ti fa riflettere molto. Tio numero uno, ora sta leggendo il libro, ecco perché ci sono persone che ovviamente stanno facendo il viaggio inverso, no? Chiaro, questo è un classico, no? E poi c'è una cosa molto bella su di te, Lorenzo, ho scoperto grazie a questa serie, devo ammettere che ho amato profondamente la saggezza e la sensibilità di Tio. Wow. Insomma, sì, perché la sensibilità credo che sia poi una delle qualità che ha il tuo personaggio, insomma. Cioè... Beh, direi di sì, nel senso che quando ne parlavamo un po' con sia con Silvia, che comunque l'ha creato e l'ha immaginato per prima, poi con Bindu e Michela, insomma, il processo per creare Tio sicuramente prevedeva una luminosità, una luce. E che questo rientra, diciamo, nel macrosistema della sensibilità, nel senso la sensibilità sicuramente è una caratteristica luminosa per quanto mi riguarda. E non ho mai definito Tio troppo saggio, nel senso che è vero che è la guida, però la cosa bella di Tio è che non se la sente troppo, come si dice oggi, nel senso non in realtà lo fa sempre con una certa ironia. La grande saggezza di Tio, che con Claudia cercavamo di portare avanti, era quella di trasmettere al pubblico che c'era una persona accanto a lei, in questo caso appunto Tiziano, che l'unico grande consiglio che poi in realtà era in grado, le voleva trasmettere, era quello di ascoltare i propri bisogni, quello di cui lei aveva bisogno e quello di cui sentiva anche la voglia di fare, anche la voglia di sbagliare, anche la voglia di essere fallibile, ma soprattutto di fidarsi di quello che era. Quindi, appunto,
Beh, magari non è un saggio da filosofia, esatto, no? Non è un saggio da, non è un saggio da, da testi di filosofia, però avere una persona accanto che ti ama in questo modo, penso che sia sicuramente un dono. Sì, sì, assolutamente condivido. A me ha ricordato moltissimo, vabbè, una cosa che io ho amato, il rapporto tra Tio e Alice, ha ricordato dei, dei paragoni che Will and Grace, ok? Ah, beh, sì. Dove sì, sì. L'amicizia tra il femminile e il maschile è un'amicizia che è un supporto reciproco incredibile, molto... Sì, 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 era venuto fuori anche quando... Perché anche Tio cambia, sì, sì, grazie ad Alice. Adesso non stiamo spoilerando niente, cioè c'è un'evoluzione dei personaggi sia nel libro che nella assolutamente serie. Sì, assolutamente sì. Tant'è sì, vero che... E anche Tio, vai, è fallibile, non è la guida in assoluto con tutte le risposte a tutte le domande. Anche lui è un essere umano che ha i suoi, come ha detto non mi ricordo chi era, ma adesso nel messaggino, gli spigoli di Tio, esatto, ho adorato quella frase lì, perché anche Tio ha i suoi problemi, le sue paure e la necessità di lasciarsi andare pure lui, dunque ci piaceva questo confronto, no? Che all'inizio la guida, poi in realtà nella seconda stagione è Alice che diventa un po' la guida di Tio. È vero, sì, 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 è vero, anche io ho notato questa cosa, così come... qualche modo nella seconda parte, però c'è un cambiamento forte, diciamo che la serie poi a un certo punto prende anche, giustamente, no? È un altro mezzo di comunicazione, quindi non può essere identico al libro. Però mi è piaciuto moltissimo il parallelo, come avete saputo poi reinterpretare anche il libro. Non so se... immagino che la scrittrice sia d'accordo, anche perché... Sicuramente sulla reinterpretazione. Ci sono due strade a un certo punto parallele, sì, no? Che sì, prendono sì, il libro. Sì, ma assolutamente, questa è una cosa che convinto ci siamo sempre dette fin dall'inizio, quando appunto lei ha iniziato a fare la sceneggiatura, a lavorarci. Era un po' timorosa all'inizio, ti ricordi? E io in realtà le dicevo, ma guarda che cioè, dai pure la tua visione, perché in realtà appunto una cosa che va... è al di là, io ho sempre saputo che sono due mezzi differenti con linguaggi diversi. Lei giustamente poi ha dovuto, cioè le regole della serie televisiva sono altre rispetto al romanzo, e anche delle gabbie che sono per esempio già la gabbia del minutaggio di ogni puntata, quindi devo ricostruire alla fine all'interno di ogni puntata una, cioè, diciamo, una presentazione, uno svolgimento, un finale, magari appunto il pitch per la puntata seguente, che avesse appunto tutto un senso e un senso anche per la serie. In questo assolutamente non si poteva seguire il libro, anche perché è un libro di 470 pagine più o meno. Io sono logorroica quando scrivo poco, ma quando scrivo la prima versione, esatto. Aspetta che la mandiamo, perché avevo fatto una piccola... Le mettiamo a confronto, che sono molto belle, molto diverse tutte e due, insomma, sì, le copertine, secondo me. La prima è più dolce, invece esatto. Quella è una Alice un po' più adulta, forse, quella di Claudia, un po' più forte. Io devo dire che forse la seconda la preferisco, cioè questa di adesso, della serie televisiva. È una bella lotta. Mi piace di più. Nonostante sia piaciuta tanto comunque questa signorina con la bocca a cuore, così, io non l'ho mai amata tantissimo, a dire la verità, quella copertina, preferisco la seconda. Certo, poi Claudia è fantastica perché sì, comunque, sì. Ha dato vita a una Alice splendida, anche perché... Sì, devo dire che lei è, diciamo, come me la potevo immaginare Alice... assolutamente una scelta azzeccata, ottima. Io vorrei, ritornando alla domanda che hai fatto prima, dalla differenza tra il libro e ovviamente, come Silvia ha detto, all'inizio, specialmente all'inizio, ero molto, mi sentivo molto responsabile, no? di una certa storia raccontata in un modo che ho amato dal momento che ho iniziato a leggere. E mi sentivo molto responsabile appunto per onorare e rispettare le parole di Silvia e la visione di Silvia, e devo dire che Silvia è stata dal primo istante molto molto generosa
con il suo libro, con i suoi personaggi, con le sue parole, perché spesso mi diceva proprio, no, vai, cioè, fai tu, cioè, non importa, non devi sempre chiedere a me quello che penso, cioè, proprio mi ha dato, come un genitore, no, la libertà di andare a viaggiare, a fare le mie esperienze, dunque... Bello. Lì è stato molto, molto bello e rassicurante, sapendo che c'era sempre Silvia Zucca dietro le mie spalle, no? Che mi incoraggiava. quella sensazione. E io ho scritto la prima stagione con Fabrizio Cestaro, che è il mio coautore, sulla prima stagione, e abbiamo discusso spesso e tanto su cosa vuol dire prendere un libro che in una narrazione dove si può spiegare tante cose, specialmente la voce interna di Alice, perché sì. Nel libro di Silvia lei c'ha tante cose che gli girano per la sua testa, che noi non potevamo, cioè solo quello ci impiegava una serie intera, solo la vita interiore di Alice Bassi. Dunque abbiamo dovuto scegliere, prima di tutto non si poteva rappresentare tutti i personaggi, bisognava scegliere quali, certi li abbiamo amalgamati, ma più che altro era trovare un modo per usare il senso dell'umorismo di Silvia per questa voce interna in modo visivo e fisico in azione, no? Che lei facesse qualcosa invece di solo pensare. Certo. Un altro modo per raccontare la storia, dunque. E nella seconda stagione, più avevamo esplorato questi personaggi iniziali, più bisognava dargli voce e storia. Dunque, nella seconda stagione c'è più la storia proprio di tutti questi personaggi nel libro di Silvia Zucca. Certo, sì, sì, assolutamente, perché è chiaro che la trasposizione impone delle scelte anche diverse, molto diverse, ma che siano assolutamente sostenibili, no? Ma tra l'altro prima ci raccontavamo questa cosa, poi so che Silvia l'aveva detto quando l'avevo intervistato un paio di mesi fa. Tu hai scoperto per caso il libro di Silvia, come sempre, o no? Beh, nel senso che... Sì, no, assolutamente per caso. La storia d'amore tra Silvia Zucca ed io è successa, ha iniziato in un autogrill tra Napoli e Milano, dove ci siamo fermati io e la mia famiglia, eravamo in vacanza da mio padre, e ci siamo fermati perché, per far benzina, e mi mancava un libro da leggere, avevo esaurito i miei libri vacanzieri, e ho visto subito la copertina, quella originale, e sì. Con il titolo ho detto, ma dai, io sono sempre stata curiosa dell'astrologia. Quando ero ragazza avevo fatto un progetto per la scuola, dove ho creato un gioco di carte in base all'astrologia. Dunque avevo già studiato un po' l'astrologia per imparare un po', o aiutarmi a raccontare questo gioco di carte. Leggendo questo libro mi sono subito innamorata di Alice Bassi, della sua voce, ma del senso dell'umorismo anche di Silvia, che è molto british. Io vivo a Londra, ormai sono qua da tanti 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 anni, e c'ho proprio quel ritmo nel mio senso dell'umorismo, e l'ho riconosciuto subito anche in quello di Silvia. Ed era già molto cinematografico, l'ho proprio visto di fronte a me come una serie TV. E da lì è partita il mio stalkering di Silvia Zucca, cercando di ottenere i suoi contatti, e da lì è partita la nostra avventura insieme. Bene, bene, fantastico. Come sempre poi la casualità, no? Che poi non è casualità, cioè gli incroci... sono magici e producono magie, insomma, come in questo caso. È quindi interessante questo discorso dell'astrologia. Quindi tu sei non sei comunque assolutamente digiuna di astrologia, o sbaglio? No, non sono digiuna, me ne intendo un pochino, cioè ovviamente non faccio le carte astrali, non sono una tio dove riesco a fare le carte astrali per le persone, però sicuramente riesco a interpretarle, sono consapevole delle case, delle varie case, di cosa vogliono dire i segni dentro queste case, e del nostro segno zodiacale, ma anche dell'ascendente, eccetera, eccetera, dei vari pianeti in vari segni zodiacali. Dunque almeno quello l'ho potuto portare sul set
e spiegare agli attori, aiutare agli attori. Soprattutto a me, perché quello più era fondamentale. Astrologico. E beh, certo, ma anche nella scrittura, devo dire, anche perché Fabrizio non se ne intendeva assolutamente di astrologia, allora lui diceva no, questo lo lascio a te, fai tu, dimmi tu cosa dobbiamo fare, eccetera. Dunque sì. Invece tu, Silvia, per esempio, nel libro ti eri fatta in qualche modo coadiuvare da Simon, di Simon and the Stars, o sbaglio? Sì, in realtà dopo, perché dopo, quando io l'ho scritto è stato... Non è proprio il mio primo libro, però io ho pubblicato altri libri in precedenza sotto pseudonimo e poi è passato tanto tempo prima che io tornassi a scrivere e dopo è uscito Guida Astrologica, appunto tutto in una modalità diversa, ma è questo per dire che io ho scritto da sola, cioè nella mia casetta avevo questa idea e l'ho portata avanti, poi dopo quando è stata... presa dalla casa editrice, grazie al cielo, diciamo, c'è stato un esperto, che in questo caso è stato Simon, che ha accettato di riguardarlo. Io sono stata anche contenta perché comunque non appare che non abbia fatto questi grandissimi strafalcioni, perché comunque sia ho studiato. No, vabbè, ma tu hai visto la versione corretta da Simon, quindi okay, certo, lì qualcosa ha cambiato già nel tema natale di Alice, gli ha un po' ha cambiato qualcosa dicendomi poi nelle note, guarda che comunque è più o meno la stessa cosa di quello che volevi dire tu, però la facciamo così perché insomma vuol dire meglio. Insomma, è detto certo. Quindi io lì ho assolutamente accettato ogni correzione. Lo sguardo dello specialista, diciamo. Assolutamente, no, poi è stato veramente gentilissimo e carinissimo. Ci siamo anche incontrati un paio di volte, è stato veramente carino. Anche da Auspicia vi siete incontrati anni fa. Che sì, esatto, da Auspicia. Anche noi, sì, sì. Sì, a proposito, tra l'altro noi stiamo, io e altre persone che amiamo molto l'astrologia e non solo, stiamo organizzando un festival astrologico per l'estate in Toscana. Wow! Perché c'è un'amica... Oh, wow. Non solo astrologico, c'è un'amica che ha uno stupendo bed and breakfast in Toscana e se riusciamo ad avere anche una sorta di patrocinio dal comune, eccetera, eccetera, potrebbe essere... Quindi... Invitate Tio con la sua giacca stellare. Assolutamente. Beh, sì, esatto. Ma noi non vogliamo... fatemi parlare di astrologia, però. Cioè, lo troviamo assolutamente è un po' come Marlin, cioè nel senso che avrai suggerito, esatto. Suggeritrice in quel caso. Poi il ci gobbo, sarà un gobbo. Specialista del gobbo, comunque, dall'ultima puntata. È vero, è vero, è vero. C'è anche un cameo di Silvia Zucca, vogliamo dirlo. Sì, che c'è un gobbo. Sì, in che realtà non è stato riconosciuto dai suoi genitori, tra l'altro. Non è stata vista dai suoi genitori. Sì, no, in realtà invece oggi ho il marito della mia Paola, che si chiama Jacopo, in realtà, che nella serie è diventato Giovanni, però... Praticamente lui lavora in televisione e l'unica cosa che fa, però l'appunto che ti devo fare per la serie fa che il gobbo non si muove così, Silvia, non eri credibile. Addirittura. Cioè, anche... cioè, non è lui fa quello di lavoro, lavora nel televisivo e quindi mi ha detto, però... sono quelle cose che vedono soltanto. Io ero terrorizzata quando abbiamo girato quella scena, quindi sono. Era bravissima, però perché faceva sempre la stessa cosa nel momento uguale, nel momento. E noi sappiamo quanto è difficile, vero Lorenzo Adorni? Sappiamo quanto. Assolutamente è sì. Assolutamente cosa. Sì. Assolutamente sì. Era molto più precisa di quanto non lo fossi io. È la mia luna in Vergine. Quindi, la luna in Vergine. Penso che io ho l'ascendente in Vergine. Allora, quindi nel senso, in teoria sono una bilancia ascendente Vergine, ma la luna in Gemelli mi fa andare da tutt'altra parte. La luna in Gemelli. Da Gemelli. Vedi che sei bravo? Ti intendi di stelle, Lorenzo? Non sei ma questo no, questi sono tutti gli insegnamenti, come dire, avuti di riflesso quando mi hanno letto la carta astrale, che mi hanno spiegato un po' di cose. Però, insomma... No, io me ne guardo bene dal dire che ne so qualcosa di astrologia, anzi, la parte più divertente è dire che non ne sapevo niente, così la gente si meraviglia ancora di più, mi dice, ma è incredibilissimo! E io ovviamente devo dire, sì, ma non l'ho scritto io. Quindi c'è gente che a volte mi scrive, esatto, c'è gente che mi scrive e mi dice, ma me la fai anche a me la carta astrale? Io dico...
è un po' complicato, diciamo, è un po' più complicata di così. Però, insomma... Questa è la mia amica Chiara Tortorelli, che è una scrittrice, nonché un'astrologa, e quindi dice... No, grazie, non aveva dubbio che tu fossi una scrittrice, Silvia, quindi vedi. Bene. Ma a proposito di rapporto con l'astrologia, mandiamo questa cosa carina, che poi non è nella serie, quindi non spoileriamo niente, ma che riassume questi 12 segni, la loro relazione con gli amori non troppo felici, insomma. Adesso la mandiamo, vediamo un po'. È una cosa proprio che riguarda Tio, quindi... Riguarda te, sì, vediamo un po' se... Eccola. Ho bisogno del mio spazio. Non è colpa tua, è che sono un perfezionista. Non sei tu, sono io. Ti amo, ma mi fai soffrire troppo. Io sono così. Se non ti va bene, nessuno ti costringe a rimanere. Non sono cattiva, sono onesta. Non ti merito. Penso sia meglio che ognuno vada per la propria strada. Mi piaci, ma esserci sempre non è mio forte. Non ho tempo per una storia che non funziona. Mi dispiace, ma non sento nulla per te. Ok, la nostra storia non funziona, ma rimaniamo amici? Adoro. Molto carino. Riassunto in un minuto, minuto e mezzo, insomma. Era stato divertente a me. L'astrologia, perché aspetti il tuo segno zodiacale. Io sono del Sagittario, stavo aspettando il Sagittario. Del Sagittario. Dunque, la mia compagna del Capricorno e siamo scoppiati a ridere. Quando, sì. E questo, devo dire che quando ho letto il libro di Silvia mi è venuta questa idea della serie TV, era proprio per questo, perché è un linguaggio al di là dell'italiano, dell'inglese, di qualsiasi altra lingua, e è un linguaggio universale, no? Dove siamo tutti un po' curiosi di sapere che cosa vuol dire essere Sagittario, Gemelli, Capricorno, eccetera. Assolutamente, che poi vero. Benissimo, che tra l'altro è anche molto limitato, no? Nel senso che noi non siamo tante cose insieme, chiaramente, insomma. E... Sì, ma è quello che poi scopre anche Alice, anche durante il corso, certo. Che insomma, sì, lei è Bilancia, però non è solamente Bilancia, ha un ascendente, ha tutto il resto, tutte le case, tutti i pianeti. Quindi che sia molto più complicato di così viene effettivamente detto. Poi è ovvio che nella stragrande maggioranza dei casi si va appunto a vedere, ci si identifica con il sole, quindi sì, tra l'altro è una storia che a un certo punto è successo nella storia dell'astrologia, anche per vari equivoci che sono legati a un libro molto famoso di un francese che si chiama Condizione Solare, che a un certo punto la gente si sia buttata sul segno zodiacale, sole, no? Mentre in realtà, ed è quindi una cosa abbastanza relativamente nuova, che poi i giornali, ovviamente, l'abitudine a leggere articoli su articoli, a leggere il proprio segno zodiacale, amplificato, che è un po' limitante. Però è vero che, insomma, io dico sempre che, non so, io sono dei gemelli, che essere dei gemelli è come dire che sei di Milano. Qualcosa dice... Sì, è vero, è vero. È vero, è vero. Però è un po' poco, insomma, nel senso. Giusto, esatto. Bello quello. Quindi... Bello, mi piace. Sì, cioè, poi... sì, anche perché è il lato divertente di esserci avvicinati all'astrologia, almeno per quanto mi riguarda, era proprio questo, nel senso scoprire che non è solo il segno zodiacale nelle ultime pagine di un giornale, nel senso... quali energie si sono mosse in quel momento, ma sinergie, cioè hanno cooperato per identificare la persona che sei. Quindi andare a prendere solo un punto di vista è riduttivo. Ovviamente nessuno di noi vorrebbe essere associato a una sola cosa, perché uno dice giustamente non sono solo quella cosa lì, no? E quindi sennò saremmo degli standard, no? Cioè tutti quelli che nascono ai gemelli, esatto. Cioè, sarebbero 12 tipi esseri umani. esatto. Questa è una domanda che mi fanno sempre, tra l'altro, appunto. Ma allora
siamo tutti, no. Ma tu ci credi? No. Io trovo molta rispondenza in realtà nei caratteri delle persone. Poi sul futuro e il destino, sinceramente non saprei, anche perché, come dici anche tu, Francesco, mi sembra molto più complicata di tutti quelli della bilancia. Adesso sono sfortunati o fortunati in amore, e via dicendo. Il tema Natale è un cantiere aperto, cioè nel senso che. Anche perché continua a interagire, tra l'altro, con quello che succede, non solo con chi incontri, con te stesso, con chi con le stelle con adesso, quello che succede sopra o dentro, perché poi è una bella... I pianeti sono un po' delle metafore, no? Dei simboli di quello che... E quindi tu non sei mai lì fermo, immobile, cioè come diceva Francesca... Grazie a Dio! Per fortuna, infatti, Alice compie la sua ricerca passeggiando tra i segni, no? In un certo senso, e... fino a, senza considerare, non diciamo, c'è anche un colpo di scena anche rispetto a quello, anche rispetto a lei chi sia, no, perché c'è un errore. Sì, quando... Mi è piaciuto tantissimo perché secondo me è la grande domanda, no? Chi sono? Chi siamo noi? Se non sono questo, allora che cosa sono? Se non mi identifico, ma questo va al di là delle stelle, se sono nel lavoro che faccio, se non sono regista, che cosa sono? Se non sono mamma, che cosa sono? Se non sono sorella, che cosa sono? Questa cosa, le definizioni, no? Cioè assolutamente. Che noi esseri umani abbiamo così una necessità di identificarci, di darci questa struttura, perché ci fa sentire a nostro agio. Poi quando questa struttura non c'è più, o magari viene messa in questione, andiamo un po' in tilt. Abbiamo un grande bisogno di incasellarci da qualche parte, no? Perché ci dà un minimo di sicurezza. Dopodiché, a volte la vita fa un po' quello che gli pare, quindi poi quando salta in quei parametri siamo... ma poi penso che la vera questione sia che non solo la vita fa quello che gli pare, ma in realtà anche l'essere umano fa quello che gli pare, nel senso, noi possiamo incasellarci quanto vogliamo, ma per curiosità, parlando con chi studia, non certo io, però questa cosa di incasellarci, di darci una definizione, è un riflesso proprio neuropsicologico del cervello, nel senso, il cervello ha bisogno effettivamente di incasellare le cose per poterle, come dire, sviluppare, per poterle anche solo pensare. Però noi non siamo solo cervello, anche questo è, nel senso, noi siamo l'unione tra mente e corpo, il corpo è mente, anima, viscere. Quindi è quello che dicevi anche tu prima, nel senso, i pianeti sono una metafora di quello che ci accade anche dentro, e quindi vuol dire che anche il nostro sole cambia, non siamo l'universo di per sé, cioè magari a volte siamo più tirati da un'energia che in quel momento ha una preponderanza diversa, no? Sì. Ma guarda, anche nell'astrologia, tra l'altro, succede che ci sono dei momenti in cui c'è come un occhio di bue su qualcosa di particolare che è diverso da quello che facevi prima, no? Esatto. Poi alla fine, anche se le stelle ti dicono, ti danno un'idea di quello che è propenso fare o ottimizzando certe energie, comunque la decisione è tua. Cioè se tu vuoi essere con un uomo o una donna per via del segno zodiacale, comunque la scelta rimane a te, sei tu che devi assolutamente prendere quello assolutamente. Che io dici ad Alice, a un certo punto comunque sei tu che devi prenderti la decisione. Questo è solo il canvas di una vita, una traccia, no? È un esatto. Poi sei tu che devi percorrerla, no? E come? E poi si spera che siamo liberi, insomma, di cambiare anche strada. Sì. No, ma infatti è quella la parte bella, secondo me, di tutto, no? È quello che un po' si cercava, ovviamente, la serie doveva stare all'interno dei canoni dello zodiaco, perché comunque è appunto la guida astrologica. Ed era giusto che mantenesse, però alla fine nel messaggio che Tio e Alice si scambiano c'è proprio questo, il fatto che è anche stupido pensare che ci sia una risposta univoca alle cose, sia dentro che fuori da noi. C'è quello che si è, c'è il fatto che quello che mi ha fatto sempre tenerezza nel lavorare sul personaggio di Tio era che guardava Alice e gli diceva: ma tu sei quello che sei, e va bene così, oggi sei questo, domani sei
la donna brillante in carriera, oggi sei la persona più maldestra e goffa del mondo, che sembra che l'altra donna non esista. E effettivamente è così, a volte c'è qualcosa che esiste, a volte si mette in disparte, però devo dire che poi vabbè, parlo da appunto uno che ha due segni doppi all'interno della propria carta astrale, sì, quindi ho 16 personalità, di conseguenza io ho imparato molto in fretta a capire che non sono sempre la stessa cosa, però... Beh, guarda che comunque anzi. Lorenzo sei molto più Tio di quello che vuoi far credere, eh? Cioè... No, Tio è un personaggio... Io sono Tio, mi manifesto in maniera diversa da Tio, ma Tio è un po' nuclearizzato in me per molte cose. Sì, sì, assolutamente. Gli attori comunque usano sempre la propria energia per recitare, dunque il ritmo, c'è qualcosa comunque innato in tutti i nostri attori che io ho visto, ho detto ok, questo è Tio, questa è l'energia che io vorrei rappresentare Tio, però è comunque sempre Lorenzo, eh. Poi comunque Lorenzo ha fatto un'enorme trasformazione, perché Tio è un'anima... Dimmi tu, Lorenzo, la trasformazione che noi abbiamo fatto, non solo fisica, dei capelli, che ormai non ce li ha più, sono tutti no, esatto. Caduti, no. Per sicurezza io me li sono tagliati, così adesso nessuno mi farà più scherzi. No, scherzo, però sicuramente una delle grandi differenze è che Tio è comunque molto verso il fuori. Questo non significa che Lorenzo non sia verso fuori, però di base io sono... Un introverso estroverso, nel senso mi metto lì fuori, però la mia natura è molto introversa, no? E invece Tio è uno che è contrario, nel senso è uno che tende a star fuori per tutelare il dentro, no? E quindi non lo fa vedere, nel senso sta molto, mette tutto molto al di fuori, così si crea quella barriera, dice è tutto qua, ve lo faccio vedere. Invece no, non sono così. Però per me è stato esattamente lavorare all'opposto. Poi, ripeto, io penso sempre che appunto nel lavoro di un attore la cosa bella sia cercare di fare qualunque cosa ci richieda il personaggio, che può sembrare anche così tanto diversa da noi. Poi io dico sempre, quando mi viene chiesto, io penso sempre che dentro di noi ci sia il santo, se vogliamo definire, parlare per archetipi, sia che il diavolo, quindi all'interno di quella grande maxi declinazione possiamo andare a trovare siccome una vasta gamma di personaggi, però è già dentro di noi, non è che è fuori da noi, almeno nella recitazione che piace affrontare a me. E quindi sì, Tio è sempre stato lì, nel senso poi nella mia maschera di Lorenzo di tutti i giorni non emerge sicuramente come emerge Tio, però vabbè, sono, come dire, anche ruoli funzionali diversi, non so, probabilmente a te non, come Lorenzo non serve la maschera di Tio, no? Cioè, alcune volte sì, alcune volte magari, assolutamente sì. Non lo prendi sì. E ti ci affezioni, immagino. Anche perché... No, poi ho imparato in 5 mesi ad affezionarmici molto, nel senso, si dice spesso questa cosa che ci sono dei personaggi che ti lasciano appunto delle cose, a me Tio ha lasciato molte cose su cui riflettere e lo prendevo molto sul serio, per quanto fosse una commedia, la cosa bella della commedia è che si sta sempre su toni leggeri, si cerca di appunto, no, di stare con un ritmo che sia appunto sollevato, un bel andante, però poi è molto serio il gioco che c'è dietro nella commedia, molto spesso, quindi... Sappiamo che è molto difficile far ridere in maniera che non far piangere, ma anche in maniera intelligente, cioè la risata. Sì, sì, ma anche far piangere in maniera intelligente è molto difficile. Piangere in maniera intelligente, però sai... Un però po' come diceva Silvia, no? Che la commedia, secondo me la commedia più interessante è sempre quella che spunta da un punto vero, da un dramma vero, da un'onestà vera, e credo che come ha detto Silvia, gli autori o gli attori delle commedie vengono sempre rappresentate come di un grado più in basso che un dramma, sì. Però in realtà è molto complesso
l'amalgamare della commedia, del ritmo, del gioco con l'onestà e l'occhio che brilla e l'emozione dentro. E quando ci sono dei momenti drammatici, dunque bisogna avere una concentrazione molto forte, un'onestà molto forte, e quando ci sono i momenti da spingere la storia in avanti, che è più commedia e ritmata. Dunque è un fine balance, e spesso non ci si rende conto, perché uno ride, uno piange, certo, la storia è finita, e dice ok, questa storia è una romantic comedy ed è finita. Però non è caso che noi consumiamo le romantic comedies in modo continuo, cioè noi ci riguardiamo sempre le romantic comedies, no? Quelle famose, quelle che ci fanno ridere ma anche piangere, sono cose che guardiamo ogni Natale, che guardiamo quando c'è il nostro compagno o la nostra compagna, dunque sono cose che formano parte anche di una tradizione emotiva per tutti noi. Io sono cresciuta con i film degli anni Ottanta e ho una grande passione per questo tipo di romantic comedy, dunque anni 80-90, come anche Silvia, credo. Siamo nella stessa... Penso che abbiamo lo stesso background di riferimento a questo punto. Immagino sì, un po' prima, non dico quando, ma vabbè, comunque devi anche. Io sono cresciuto anche con le screwball comedies, con Frank Capra, con che ne so, con A qualcuno piace caldo, con, sì, poi con i vari Notting Hill, e insomma. Ma forse perché quella cosa che dicevamo sempre anche quando giravamo, appunto. C'è una cosa che viene molto sottovalutata all'interno di quello che è una romantic comedy, per dire, stando nel genere, no? Che in realtà poi va ad affondare le proprie radici su delle emozioni molto dirette, molto semplici, no? Le tira fuori, ed è una cosa bella. Ma c'è un ospite nuovo? Sì, c'è un ospite. Buonasera, eccola. Ciao, grazie per l'invito a questa bellissima chiacchierata. Che onore. Io non c'entro molto. Come no? Perché sono una scrittrice, però. Sei un'artista fantastica. Adesso però, Elasi, posso fare proprio il fangirl, momento fangirl, perché io sono una gran fan della tua musica. E sono molto felice che siamo riusciti a coinvolgerti e usare il tuo talento nella nostra serie, e spero di collaborare e usare il tuo talento in altri progetti andando avanti. Sono molto felice. Sarebbe bellissimo. No, ma poi io unisco e dico, cioè, hai creato la spina dorsale dell'accompagnamento di quello che è Guida Astrologica. Noi parlavamo di ritmo prima, nel senso, e la tua musica ha sicuramente aiutato a creare il ritmo giusto, quindi ti ringrazio, perché uno dei punti forti è stata la scelta proprio sonora, secondo me, di Guida Astrologica, e visto che tu ne fai parte, ti meriti di essere qua abbondantemente. Grazie, allora, volevo fare i complimenti a Bindu, perché lei ha veramente saputo amalgamare dei pezzi, diciamo così, classici, immortali, che... insieme alla musica originale, perché penso che ci sia una musica originale, a musica non mainstream, ma che ha un grande valore, perché tu, Elisa, ti presentiamo, perché Lasi è Elisa Massaro, tu sei una delle musiciste più eclettiche e più geniali che ci abbiamo in questo periodo. Cioè, diciamo, è vero, non ci sono dubbi. Quindi, vabbè, insomma. La colonna sonora di Guida Astrologica è proprio cresciuta su due piani. Io ho creato varie playlist già in forma di scrittura. Quando scrivo io ascolto tanto la musica, scelgo sempre artisti che sono nuovi, che sono up and coming, e che magari mi danno un senso di ritmo quando scrivo. E Lasi faceva parte di questa playlist di nuovi artisti discografici, e poi la colonna sonora l'abbiamo creata con Michele Braga, usando proprio il suono degli anni 80, un po' moderno anni 80, e insieme, secondo me, questi due sound funzionano molto bene. Ci siamo molto divertiti a creare
il soundtrack sia della prima stagione che della seconda. Mm-hmm. Molto, molto carina. Infatti io sto finendo di vedere la seconda. Ah, ok. Non spoileriamo. Esatto. Non spoileriamo assolutamente. Però facciamo vedere il trailer della seconda. Meno male che la produzione di Netflix quantomeno non ci ha fatto aspettare ecco, non sono stati sadici, sono stati, grazie, perché vabbè, insomma, a dicembre eravamo tutti orfani. adesso quanto ci metteranno? Invece, vabbè, era già stata girata, no, la seconda parte. L'avevamo già girata a dicembre, proprio prima di Natale l'abbiamo completata, ecco, quindi, ho chiuso il pacchetto. Quindi, dai, l'attesa è stata tutto sommato breve, perché... Contenuta. Contenuta, sì. Dai, anche perché in un certo senso questa prima stagione e la seconda chiude il capitolo di Silvia Zucca del libro originale, dunque ci sembrava anche strano separarli troppo per non dare questa continuazione, perché in realtà la seconda stagione parte proprio dopo l'evento del finale della prima. Esatto, sì, infatti. Noi senza spoilerare niente, però facciamo vedere la seconda, perché è giusto che, insomma, c'è chi magari inizierà a vederla adesso, ovviamente, perché la scoprirà adesso. Tra parentesi, in tantissimi paesi viene trasmessa, vero? E allora è stata trasmessa in 190 paesi. 190. La prima stagione era nel top 10 in 26 paesi. Dunque siamo super super felici. La seconda non lo so ancora, dunque, però so che siamo arrivati in classifica numero 2 in Italia. E poi una settimana, poi... Esatto, dunque ci diranno, è sicuramente è andato in altri paesi, so che è stato nel top 10 in Ucraina, dunque sono molto molto felice di questa cosa, perché se abbiamo portato un po' di sorriso e amore anche in una situazione difficile, mi ha molto toccato questo. Bene, bene. Allora facciamolo partire, va, questo trailer molto carino per chi che comunque spoiler relativamente, quindi anzi ci mostra Parigi, che è una bellezza. Tu vuoi rovinare il grande party in tuo onore per un bacio sbagliato? Signorina Bassi, è che non voglio essere la seconda scelta di Davide Sardi. Peggio per lui, perché con questo addosso tu sarai la prima scelta di chiunque altro al mondo. Sbaglio, qua ci sono 4 bicchieri vuoti. Ehi! Grazie. Di cosa? Di aver fatto piacere Carlo. Cin cin. Cin. Non mi ricordi perché io e te ci siamo lasciati? Ieri sera me lo sono trovato sotto casa. Ehi, ma che ci fai qua? Posso stare da te? Ciao, piccioncini. Ho proposto qui al caro Tiziano di andare a convivere, ma... Scusa, quando pensavi di dirlo? Amore, è da una settimana che te lo sto dicendo. Ah, sì? Sono Giorgio, il DJ. Magari posso aiutarti a sfogarti un po'. Quindi, che si fa questo weekend? L'astrologo di fama mondiale ci concederà un'intervista esclusiva. E quindi, a Parigi, ci andrà lei, signorina Bassi. Io non voglio fare del male a nessuno. Voglio sapere se lo ha. Non è che avrebbe... una stanza ad un piano un po' più alto. E la suite deluxe all'ultimo piano. La prendo. Sono 825 euro. Porca pazza! Stelle con me non ci indovinano mai. Sarebbe molto bello se le stelle potessero decidere per noi. Penso che l'amore come lo intendiamo noi non esista. Forse è arrivato il momento di crescere. Un'ultima domanda. Di che segno sei, Davide? Devo scappare. Insomma, il mistero di Davide rimane fino all'ultimo. Questo lo possiamo spoilerare. Lui è del segno del devo scappare. Del devo scappare, esatto. Regolarmente, non... Cioè, proprio... Sono tanti che sono di quel segno lì, comunque. Sì, ma c'è, è un segno a sé stante, ma questo sia nel maschile che nel femminile. Il devo scappare è un segno... Sì, il devo scappare. Il tredicesimo segno. Sì, sì, è vero. E, quindi, insomma, l'avventura è... Ma, tra parentesi, non ci sarà una terza stagione? Dite la verità. Io non so niente, se c'è qualcuno che sa qualcosa è Bindu.
quindi io devo scappare anch'io. Devo scappare. Sicuramente deve scappare. Devono scappare tutti. Credo no, allora divenire, è proprio nelle mani delle nostre fans, dei nostri fans italiani ma anche internazionali, dunque più voi fate rumore, più voi guardate, più voi dite ai vostri amici, ai vostri cari di guardare la serie, più crea interesse nella nostra serie, più c'è una chance per una terza stagione, però è proprio nelle vostre mani, questa è la bellezza degli streamers, è che veramente voi siete le persone con il potere, dunque più rumore fate, meglio per noi, vero Lorenzo? Assolutamente sì. Sarebbe la prima volta, no? che gli streamers abbiano... Qualcuno mi ha anche suggerito uno spin-off dove è Tio protagonista. Ah... Che non sa niente di astrologia ancora, come Tio si è avvicinato all'astrologia, sì, sarebbe bellissimo. Il prequel. Tipo Silente prima di esatto. Assolutamente sì. Ma Elasi ci ha lasciati? Mi sa che Elasi è cascata perché era dal cellulare. Grazie, probabilmente. Elisa, se ci senti, grazie. La salutiamo. E stavo comunque leggendo che è piaciuto moltissimo anche il personaggio di Carlo, eh? È fantastico il nostro Alberto Paradossi, sì, molto. Quindi, ci ha divertito molto Alberto Paradossi e il personaggio di Carlo in generale ci ha divertito molto ed ero molto interessata a creare un personaggio con l'aiuto, lo spunto di Silvia Zucca, ma un personaggio che comunque ha una certa vulnerabilità e fa sempre la cosa sbagliata nel momento sbagliato, ma non perché è una persona cattiva o perché è una persona, è proprio una persona che è infantile, che non sa come gestire questo dover crescere e diventare uomo. Dunque abbiamo esplorato questo elemento. Certo, sì. No, infatti diciamo che complimenti. Tra l'altro tu raccontavi, se non sbaglio, Lorenzo, vi ho visto nell'intervista per Granelli, forse, Granelli la serie, che quando tu hai ricevuto la telefonata, insomma, che eri stato scelto, eri in una situazione molto particolare perché eri nell'area silenzio del Freccia Rossa, o sbaglio? Non potevo esultare, no. Potevo fare solo questa cosa dove mi sono alzato in piedi, appunto, e tipo, ero così. E la gente mi guardava che ero bloccato in mezzo all'area del silenzio con fisso. Non potevi nemmeno fare quelle robe tipo... Fantozzi al contrario. Esatto, sono corso fuori, no, tifandomi la bocca, no, non potevo fare questa, non ho fatto quella scelta almeno, però sì, è stato in quel momento poco prima di Natale, penso, stavo tornando su per le vacanze di Natale del 2020. Mai perché. Quindi sì, sì. E, no, stavo ragionando prima quando parlavamo di Carlo, che a parte che Carlo in questa seconda stagione ha uno spazio meritato, però prima si parlava, no, che fine ha fatto il maschile in Guida Astrologica. In realtà, adesso non voglio parlare per tutti, però un po' sì, nel senso che molto spesso gli uomini si sentono come Carlo, i maschi intendo, si sentono un po' come Carlo, nel senso che non ne fanno una giusta, che pensano di non comprendere per niente l'emisfero femminile, sono un po', come dire, è una figura molto controversa, perché sì, ma poi sai, c'è quella cosa che Carlo di base, guardandolo così con un atteggiamento superficiale, è un po' la parola con la S che tutti noi un po' ci immaginiamo in una relazione, no? Però effettivamente siamo tutti un po' S nelle nostre storie. Ecco, è tornata sulla parola a S. Sì. Spero che non sia... Non mi funzionava più l'audio sul telefono, mi sono connessa al computer. Ah, che stavamo facendo un discorso sul maschile un po' S...
Esatto, quei maschi un po' S. E parlavamo di Carlo, no? E in realtà a me è un personaggio che piace tantissimo, perché secondo me è quella parte dove poi ad un certo punto bisogna un po' aiutarsi a crescere, perché a volte non ci si è posti magari la domanda giusta, ci si è abituati a vedere le cose in un solo modo, e la cosa bella di Alice rispetto a Carlo è che abbandona il giudizio anche di quello che lei ha vissuto con lui, e che è stata tanta roba, poi insomma non voglio dire niente, però abbandona quella parte, si toglie di mezzo tra virgolette la parte dell'ego e semplicemente lo aiuta a vedere le cose da un altro punto di vista, e secondo me è molto bello che ci sia anche questo, cioè... c'è il bene, cioè nel senso che c'è non solo il volersi, esatto, bene, ma anche l'accettazione dell'altro, cioè, e anche il voltare pagina, perché molto spesso noi sappiamo che, senza fare discorsi banali, ma che c'è un irrisolto, no, rispetto ai nostri ex o le nostre ex, che... e quindi... Sì, però paradossalmente è proprio quella cosa lì, quando ci permettiamo di volergli bene, che sono semplicemente delle persone che hanno fatto parte della nostra storia, perché tornano ad essere persone, cioè nel senso... che è quello che sono, cioè, non... poi magari a noi hanno dato un dispiacere, però penso sempre che poi fondamentalmente ognuno fa quello che può mentre è lì in quel momento, no? Nella sua vita, esatto, quando poi esatto. Lo comprendiamo dopo, capiamo che forse non poteva fare altrimenti, ma nel senso che se avesse potuto, sì, ma anche noi non potevamo fare, esatto, altrimenti, nel senso, poi è sempre una concussione di colpa, se vogliamo parlare di colpe. In generale, quindi è bellissima la parte di Carlo e Alice, secondo me in questa seconda stagione è stupenda, forse è la chiave un po' centrale per me della seconda stagione, e ci permettono finalmente anche di lasciarsi andare con amore, cioè lasciarsi andare nel senso di dirsi ciao, di essere, esatto, effettivamente amici, esatto, esatto. Di permettersi di ricominciare, no? Perché poi in qualche modo, sì, come nella prima stagione, quando c'è la Paola che dice, insomma, ti sei nascosta per 2 anni dietro questa amicizia, cioè, è ora di darsi un clic. Di andare. È ora di andare. Esatto. Sì, assolutamente. Però la cosa bella è che lo lascia andare con amore, invece di una rottura, di una lite, di una cosa, lo lascia andare facendo parte della sua vita, cioè facendo parte delle scelte che poi prende Carlo, dunque questo era anche importante, perché spesso noi finiamo le relazioni e finiscono per sempre, anche se uno ha passato 7 anni con qualcuno, poi non ci si vede più finito, invece sono 7 anni della propria vita, comunque c'è un condividere di un tempo insieme. Certo, è vero, è vero, assolutamente. E quindi, sì, ma poi le persone che hanno fatto parte della tua vita, io poi sono un esoterico in questa cosa, sono assolutamente non a caso, sì. E quindi di conseguenza in quel momento della nostra vita quelle persone erano quelle che dovevano metterci in gioco, farci mettere in la gioco. Penso anch'io, sì, e anch'io quindi... la penso così. Ci sono così tante persone al mondo, perché non incontriamo tutte, ne incontriamo solo una quantità, no? Una quantità, una certa quantità. Sì, sì, assolutamente. Quindi una percentuale poi per certi versi irrisoria, anche quando poi abbiamo delle vite dove conosciamo una marea di persone, è sempre comunque una quantità infinitesimale, no? Sì, esatto. Cioè... esatto. Ecco, Roberta è la nostra amica con la quale stiamo provando a organizzare il festival. Quindi... ciao Roberta, ciao Roberta, un bocca al lupo, ciao Roberta. Sì, sì, poi vi comunichiamo le date ufficiali, e se avete voglia di presentare il libro e la serie anche, e qualcuno di voi volesse fare un giro. Se si può, volentieri. Assolutamente, assolutamente. Assolutamente. E quindi... portiamo anche l'ASI, che così ci fa appunto il giusto accompagnamento musicale. Anzi, direi che in realtà a questi eventi live ci manca la musica live, quindi... più di sentire Elisa parlare delle persone, senza offesa per nessuno, ma... Elisa, posso chiederti una domanda, Elasi? Posso, certo. Posso chiedere io una domanda, Elasi? Certo. Com'è essere musicista e sentire un brano proprio su una serie Netflix? Che sensazione...
È stato bellissimo, infatti grazie, cioè, grazie veramente per averlo fatto, perché innanzitutto mi ha tirato un sacco su di morale perché quel brano è uscito in piena pandemia e non ha avuto gli ascolti che si aspettavano tutti, quelli con cui stavo lavorando, perché avevano puntato tantissimo su sta canzone, solo che è uscito in un momento X. E poi è rimasto un po' lì. Dopo che è stato messo nella, cioè dopo che è uscita la serie, sta avendo una sua vita nuova propria. E infatti ti devo ringraziare tantissimo. Cioè, è stato un regalo gigante più che altro perché ero demoralizzata. Dico, cacchio, abbiamo lavorato così tanto su sta canzone. E Che è adesso. splendida, peraltro. Sì. Grazie, cioè, Molto, molto bella. tutto curato nel dettaglio, ma le conoscono, cioè, insomma, non la conoscevano così tanti come appunto puntava la mia squadra, eccetera. E quindi del tutto inaspettato, soprattutto dopo un anno che era uscito, non pensavo che potesse finire da qualche parte. Grazie. Grande Non bindo, so. insomma. Guarda, mi rende Bellissimo. così felice perché abbiamo fatto un po', abbiamo fatto, cioè io ho fatto una gran ricerca anche per altri musicisti, eccetera, e però non si ha mai un riscontro, no? Non si riceve mai una conoscenza di che cosa può anche creare per un musicista avere un brano in una serie TV. Dunque sono molto molto felice di questa cosa e ne avrei usate tantissime dei tuoi brani, però poi se bisogna curare un po' il gioco. Ma Adesso sicuramente ci sarà qualcosa in futuro. uscirà il disco, quindi ce ne saranno altre da cui scegliere. Esatto. Grande, quando esce? Verso maggio. Ottimo. Dai, Ottimo. dai, Sì. tanta M. Creiamo quelle sinergie magiche che non si sa, chissà da cosa nascerà. Lo diranno le Assolutamente sì. stelle. Perfetto. No, Comunque vabbè, davvero, intanto il Elisa, eh. disco l'hai fatto tu, quindi. Grande, brava. Bravissimo. Sì, speriamo non, cioè nel senso vada meglio dell'altra volta l'uscita. Cioè. Beh, però guarda, in realtà se ci pensi è bastato un ascolto giusto per riscrivere la storia di un brano. Un ascolto, su magari. Cioè, è una cosa incredibile questa qua. È veramente. Penso che nell'arte in generale funzioni così. A Ma credo che volte ti visto guardano che milioni di Lorenzo persone. stai Sì. dicendo una cosa incredibile che secondo me conferma proprio anche che davvero le cose sono misteriose. Basta, ci sono pezzi che sono diventati di successo a un certo punto, avendo una nuova vita, libri che hanno. È incredibile, veramente non è mai scritto niente, diciamo così, a No, priori. no, 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 non è mai finita. Cioè, Non è mai finita. una volta nell'arte, soprattutto, secondo me, che rimane, alla fine rimane, poi, soprattutto nell'era tecnologica, no? Nel senso, rimane, perché poi è lì. E ad un certo punto succede qualcosa che è quell'X di ascolti giusti, appunto, che magari restituiscono ancora un ciclo a quell'opera che tu hai fatto, che magari dici, vabbè, l'hai data per spacciata. Invece no, secondo me è magico e insomma. Quindi in bocca al lupo per questo nuovo Speriamo. inizio. Siamo già dei fans. Oh, Ascolteremo già assolutamente Spotify sì. o Sicuramente. Apple Ma comunque Music. è incredibile che anche veramente, cioè, visto che c'è tanto riscontro in Sud America, cioè io vedo solo dagli ascolti del mio pezzo, però voi vedrete tutte le statistiche di Sì, Netflix. è vero. Sta piacendo tanto, mi sa, in Sud America perché. Io potrei andare a lavorare in Argentina per quanto mi riguarda, o Argentina o Brasile, ma sono praticamente tutti, beh, almeno diciamo quelli più esposti, perché anche quella è anche una questione culturale, nel senso culturalmente sono molto estroversi, nel senso bello del termine, quindi si fanno sentire, ecco. Però sì, Argentina e Brasile, probabilmente da qualche parte c'è una statua con la mia faccia. Perché la percezione che ti danno è quella ed è incredibile, è veramente incredibile.
Plaza TV. È la magia e la bellezza degli streamer come Netflix, perché esatto. La serie è stata tradotta, doppiata, sottotitolata in così tante lingue. Io ho messaggi da persone in India che stanno vedendo la serie, dunque, cioè dall'India al Sud America, dalla Finlandia all'Italia, ed è questo l'impatto veramente internazionale, ma super interessante per un artista, che sia un attore, che sia una regista, una creator, che sia una scrittrice, che sia una cantante. Dunque, secondo me è questo il bello del ricordarci che siamo tutti in realtà sullo stesso pianeta. Assolutamente. Eh sì, esatto. Bene, bene, molto bello. Silvia, io so che tu devi andare. Sì, io... Incredibile, sono 70 minuti che stiamo parlando. Wow! Non volevo interrompere... Il flusso. Il flusso, ecco. Quindi... Beh, allora... rivediamoci più in là, per magari anche con Claudia, se le va, con Claudia e Michele, che Claudia stasera appunto non poteva, mi aveva detto già che non era la data giusta, però vabbè, faremo oltre un altro momento. E per quest'estate pensiamo, c'è anche il tuo set, Lasi? Ci pensiamo. Anda, invitami. Sentiamo. Sì, sì. Ma dove la vuoi fare? Dove lo vuoi fare questo evento? E allora, l'evento sarà in Toscana, per adesso è un posto top secret. Posti brutti come la Toscana, insomma. Molto bello, perché è un bed and breakfast molto bello, ma soprattutto se noi riusciamo a coinvolgere, diciamo così, il luogo, sarebbe molto bello, la location sarebbe veramente splendida, però non anticipiamo niente. Dai. Ma senti, adesso faccio di nuovo una domanda perché sono veramente una fan. Ma concerti live della tua musica, dove possiamo vederti, sentirti, applaudirti? Sto cominciando a annunciare in sti giorni proprio. Ottimo, che... fammi sapere, sarò lì, vero Silvia? Saremo lì. Sì. A Milano sicuro, no Elisa? A Milano ci sei? Sì, è a Miami, a fine maggio. A Torino, lo stavo per dire, però è tra poco aprile, e a Roma pure, dobbiamo ancora dirlo. Bene. Bologna, super. Adesso il 2 aprile. Grande. E dove lo annunciate? Su Instagram? Sì, tra poco le annuncio. Faccio da PR, adesso vado su Instagram. Ma vai a stoccherare ormai. Tra poco mettiamo il classico calendarietto delle date e via. Bello, sì. Si aspettava da tantissimo questo momento. Mamma mia, mamma mia. Penso che lo aspettavate voi, ma lo aspettavamo anche noi, proprio sì. Da spettatori. Sì. La musica live è quella cosa che mi manca di più. Ammetto che per quanto sia il mio mondo, mi manca di più la musica live che mi è mancata di più la sala. Cioè, sì. Ho sentito molto più la mancanza della musica live che del cinema. Sì. È stato impressionante. Sì, anch'io. Concordo. Quindi, grande, grande. Sì. Brava. Grande che siamo arrivati vivi. Abbiamo pazientato. Esatto. Grazie a te, Francesco. Grazie a voi. È stato un piacere, Francesco. Sì. Grazie per averci ospitato nella tua casa. Grazie a voi che avete portato. Allora ci aggiorniamo presto. Sì, ci aggiorniamo presto anche con voi quattro, insomma, per vie diverse. Bindo, poi tu sarai sicuramente cercata da questa mia amica scrittrice che assolutamente vuole invitarti al suo salotto, che si chiama il salotto di Lilith, i segreti di Lilith. Ah, ok, perfetto. Sono felice di essere ricercata, benissimo. In questo caso. In questo caso. In questo caso sì. Esatto. Chiudiamo con una cosa bella. Cioè, stupendi tutti quanti, grazie. Bellezza, intelligenza e giocosità portano davvero alle stelle, wow. Grazie. Ecco Chiara, grazie. Che grazie mille. Assolutamente. Grazie Chiara. Grazie e davvero. Continuate a guardare la serie e ditelo a tutti. Adesso faccio la PR del nostro show. Ditelo a tutti i vostri amici, che così lo dicono a loro amici e via vai.
la piramide di guida astrologica. E salutaci, salutaci anche Michela, che tra l'altro io abbiamo degli amici comuni, poco esposta, però sappiamo che c'è. Sì, c'è. Assolutamente. Allora, grazie mille. Grazie mille. È stato un piacere. Insieme, e usciamo insieme. Ciao. Ciao. Esatto. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a te, Lorenzo. Ciao.